Il provvedimento che stabilisce l'obbligo di chiusura delle porte di negozi ed edifici aperti al pubblico per evitare la dispersione energetica che a Milano entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio non convince i commercianti o meglio non ora. Sono in tanti infatti a pensare che proprio adesso con l'impennata dei contagi e la situazione sanitaria che va peggiorando l'apertura delle porte e la conseguente aereazione dei locali sia indispensabile per garantire una sicurezza maggiore a clienti e lavoratori. Oratori. Secondo un nuovo regolamento per la qualità dell'aria approvato recentemente in Consiglio Comunale per gli esercizi commerciali e pubblici esercizi nei quali è attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, da sabato diventerà obbligatorio tenere isolato il locale o in alternativa fornirsi di dispositivi di ingresso che garantiscono comunque l'isolamento come porte a bussola o dispositivi alla medaria. Ma l'entrata in vigore del provvedimento, secondo la rete associativa di vie di confommercio ora come ora sarebbe poco salutare da un lato ma anche economicamente dispendiosa dall'altro per molti negozianti che stanno già soffrendo della crisi economica. L'idea per l'associazione sarebbe dunque quella di consentire ai commercianti una proroga di sei mesi prima di far entrare in vigore la nuova norma così da garantire il tempo necessario a tutti di mettersi in regola magari avviando anche un bando per aiutare i negozi in difficoltà a coprire le spese per i dispositivi alla medaglia che hanno costi dai 1.500 euro a salire. Per l'assessore all'ambiente Elena Grandi, però, come aveva già fatto sapere in una nota, il provvedimento non solo andrebbe a contenere le emissioni di CO2, ma anche avrebbe una valenza di tutela della salute pubblica perché andrebbe a regolare il flusso e la presenza di persone all'interno dei locali.